Questo lo conoscete, questo è un ciclo di incontri in cui i ricercatori si raccontano. Io devo subito dire che non faccio più ricercatore, sono un altro accademico da un po' di tempo, l'ho fatto fino a, sostanzialmente, almeno mentalmente, fino al 2011. In realtà il 2010 era già, diciamo, ufficialmente finito il mio percorso universitario e mi sono occupato sostanzialmente di filosofia per tanti anni. Ho fatto un dottorato di filosofia Bologna, ho studiato anche negli Stati Uniti, sono tornato, ho fatto un po' di ricerca qua e poi è successo qualcosa che mi ha cambiato sostanzialmente la vita, ovvero mi sono dedicato a un progetto di startup, come si dice adesso, cioè un'impresa che ha a che fare col digitale soprattutto. Poi le startup possono essere di varissimo tipo. E volevo iniziare appunto con una cosa che a me diverte molto, però io ho una presentazione con delle slide, quindi adesso non so se devo forse accendere questo, esatto. Ed è successa una cosa a un certo punto, io mi ero completamente dimenticato di fatto di avere quella formazione lì, mi ero già proiettato in un mondo diverso, no? Quello di costruire anche qualcosa di, come dire, di progettuale, imprenditoriale, che spesso, diciamo, poco a che fare con la strattezza della filosofia. Ma è successo poi questo che mi ha un po' ricordato il mio passato, ma mi ha proiettato anche nel futuro. La filosofia a un certo punto mi si è ripresentata sotto forma di notifica. Voi forse, se conoscete un po' come funzionano i social media, tutte le volte che qualcuno interagisce con il vostro profilo vi arriva una notizia che qualcuno ha fatto qualcosa. In questo caso c'è Kant, il famoso filosofo tedesco, che ha iniziato a seguirmi su Twitter, che è una cosa appunto che mi ha piuttosto sorpreso e mi ha sorpreso in due sensi. Allora, un po' perché tutto sommato per la prima volta era la filosofia a inseguire me e non il contrario, e poi, diciamo, a parte le note biografiche e autobiografiche, c'è l'idea, quella di cui voglio parlarvi sostanzialmente lungo tutto questo percorso di oggi, per cui le tecnologie ci sfidano, diciamo così, a pensare in maniere anche molto sorprendenti e diverse da quelle che tipicamente usiamo normalmente. Quindi, diciamo, e l'altra questione fondamentale poi che non è normale che un'entità dal passato interagisca con te su una tecnologia sociale, ma in questo senso, diciamo, voglio dire, Twitter è un posto strano. È un posto strano perché non c'è soltanto Kant che twitta dal passato, ma ci sono ad esempio iniziative come questa. Questo è un profilo che ha costruito uno studente di Oxford, che sostanzialmente fa il live tweeting, cioè fa la cronaca in diretta della Seconda Guerra Mondiale. Cioè lui sta facendo adesso, e lo farà per altri 4 anni, già 2 anni che lo fa, l'embedded journalist dentro la Seconda Guerra Mondiale, ed è una specie di racconto in diretta, anche se poi in realtà ovviamente non è in diretta, però è un caso abbastanza interessante di quello che viene definito adesso come storytelling digitale, combinato tra l'altro con la storiografia. Quindi questo, diciamo, è interessantissimo ad esempio per chi poi si preoccupa di innovare l'insegnamento magari della storia. Quindi ci sono entità che twittano dal passato, come questo profilo che twitta della Seconda Guerra Mondiale, e altre cose stranamente meravigliose sono, come dire, entità che twittano da pianeti diversi dal nostro. Questo è l'account di Twitter di Curiosity Rover, che è un robottino lanciato dalla NASA nel 2012 e che attualmente ci racconta dal suo profilo di Twitter tutto quello che fa. Banalmente, ieri ha fatto un buco e ha postato un'immagine e sostanzialmente ce l'ha messo lì e chi poteva mai immaginare che l'avremmo potuto sapere in diretta, diciamo così, delle attività di un robot su Marte. L'altra cosa, un altro profilo che volevo farvi vedere, sempre su questo Twitter delle meraviglie, e una casa che twitta. Ci sono anche, diciamo, cose molto vicine che twittano. Questa è la casa di un tecnologo di San Francisco che si chiama Tom Coates, e lui praticamente ha riempito la sua casa di sensori, e quello che succede è che ogni volta che lui interagisce col suo ambiente domestico, la casa racconta su questo profilo che cosa Tom ha fatto, sta facendo. Di fatto, appunto, ieri Tom si è pesato, ma la casa dice: lascio a lui, se vuole poi far sapere quanto pesa. Quindi ha anche questa delicatezza
che magari altri non avrebbero. Tutto questo sostanzialmente diciamo, è quello che avviene su Twitter, ma queste cose sorprendenti, perché poi il tema l'avete visto anche nel titolo dell'incontro di oggi, e questa idea della meraviglia legata alla tecnologia non succede solo su Twitter, ci sono anche cose interessanti per chi fa scienza. Questo esempio, e anche questo di un paio di anni fa, è successo che un ragazzo malese ha fatto questa foto in una foresta del Malese, per l'appunto, e ha postato questa foto su Flickr, che è un grande deposito online di immagini digitali, e un entomologo americano l'ha vista ha pensato di vedere qualcosa di che non aveva mai visto, quindi sostanzialmente una nuova specie. Hanno interagito e dopo un anno questo ragazzo malese, che non aveva un esemplare catturato, è riuscito a catturare un esemplare, e voilà, si è scoperta l'esistenza di una nuova specie di crisopa, è così che si chiama questo insetto, e che ha la caratteristica di avere quel bel disegno di mezzo le ali. Questo è un fenomeno che adesso viene definito come di citizen science, quindi diciamo di scienza fatta anche dalle persone comuni, cioè di gente che per il solo fatto di essere dotato di una telecamera, di una fotocamera e di un telefono connesso a internet, può essere testimone e condividere le cose che scopre. Un ultimo esempio divertente è questo, sempre risale un po' di tempo fa, è uno dei miei preferiti in assoluto, è l'immagine di un gorilla cucciolo che si stupisce del freddo dello stetoscopio del veterinario, e questo stupore, diciamo così, ha fatto effettivamente stupire più di quasi 2 milioni di persone che hanno condiviso queste immagini in vari luoghi, e ci racconta di come questo modo di meravigliarsi di fronte a piccole cose inneschi la condivisione soprattutto su tecnologie di tipo sociale. Quindi diciamo, questa è una meraviglia al quadrato. E diciamo, tutta questa introduzione in realtà la pensavo per dirvi che sostanzialmente, secondo me, che è una tesi piuttosto forte e piuttosto personale, è sui social media, cioè sulle cose che noi usiamo per tendenzialmente comunicare, tipo Facebook, Twitter per l'appunto, e altri social, come dire, il sentimento e la passione di riferimento non è tanto l'amicizia, né il fatto di avere gli amici su Facebook, o l'odio, in realtà ce n'è tantissimo, lo sappiamo anche, insomma c'è il fenomeno del trolling cosiddetto, ma un driver, come si dice in inglese, di delle attività sopra i social media, per quello che credo io, è la meraviglia. E siccome è una formazione filosofica ed è una distorsione professionale che mi porto ancora dietro, ho cercato una definizione adatta da farvi vedere, ed è secondo me ancora insuperata, ed è quella che aveva dato Cartesio, che è un filosofo del 600, per chi non lo sapesse, che ha scritto un testo che si chiama Le passioni dell'anima, e in cui definisce la meraviglia in questo modo. Dice: la meraviglia è una sorpresa improvvisa dell'anima che fa sì che essa si volga a considerare con attenzione gli oggetti che le sembrano rari e straordinari. Tradizionalmente, Cartesio non è stato il primo a parlare di meraviglia, ovviamente, saprete forse che ne ha parlato Platone e poi Aristotele, e l'idea è che la meraviglia sia quello che poi è l'innesco della conoscenza, è la curiosità che ti porta a voler conoscere. La meraviglia cartesiana è fatta in questo modo, cioè questa, così la definisce nello specifico. È la prima tra le passioni. È interessante notare che Cartesio dica questo perché è una passione diversa dalle altre. Le passioni in generale, come l'amore, la tristezza, piuttosto che la felicità, sono come dire, cose che contrastano la ragione e sono fatte per oscurare la ragione. Tra l'altro un amico mi raccontava, mi spiegava, io non lo sapevo, di certe istituzioni come il matrimonio indiano, che uno pensa è arretratezza culturale forte, no? Quella di dover essere, di far scegliere a qualcun altro chi è il tuo sposo, ma in realtà c'è dietro questa idea, cioè l'idea che l'amore, per esempio, è una passione che ti oscura la comprensione degli altri, della situazione in cui sei, e significa che hai meno possibilità di capire se stai facendo un errore, e quindi è meglio che giudichino dei terzi, ti dicono: ok, ma guarda che è vero, tu potrai anche essere innamorato, è una cosa bellissima, però
quel tipo non fa per te o quella tipa non fa per te. Considerate che poi questo avviene spesso quando uno si consulta con gli amici, cercando di capire appunto se la tua propria storia d'amore funziona, di avere un parere terzo e neutrale. Quindi la meraviglia invece ha questa cosa bella che è al servizio della ragione ed è una passione fredda, quindi non ti distoglie da quello che devi fare. E in più è una passione visiva, cioè è connessa all'osservazione, ci meravigliamo quando vediamo delle cose. È una passione anomala appunto perché tutte le volte che la meraviglia si innesca è perché vediamo qualcosa che non abbiamo ancora visto, quindi ci sorprende e si nutre di anomalie. E infine, come tutti nella tradizione hanno sempre affermato, è l'innesco della conoscenza. Naturalmente, diciamo, l'oggetto prototipico del meraviglioso è l'arcobaleno, no? E, insomma, a chiunque capita, appena c'è un arcobaleno, lo indichi, lo fai vedere, guarda, cioè, anche se l'avete visto centinaia di volte, è sempre sorprendente. Notate che l'arcobaleno, nel giro degli anni in cui viveva Cartesio, era una specie di campo da gioco per tutte le menti più, come dire, più raffinate dell'epoca ed era diciamo, l'oggetto di veri e propri best-seller scientifici. Cioè, in quell'epoca si cercava di spiegare che cosa fosse l'arcobaleno. Peraltro Cartesio fu il primo a spiegarne un po' il funzionamento, parlando di rifrazione, riflessione e di posizione, diciamo così, dello spettatore di fronte al fenomeno naturale. Newton poi ne spiegherà anche il cromatismo. E naturalmente, insomma, la meraviglia è una cosa tanto bella perché innesca la conoscenza, però se poi iniziamo a meravigliarci troppo, succede che non sappiamo più distinguere che cosa è meraviglioso davvero, no? E quindi sono gli eccessi della meraviglia. Gli eccessi della meraviglia che tra l'altro possono avere forme anche interessanti. Quello a destra, diciamo, l'immagine illustrata è Talete di Mileto, un filosofo presocratico. La storia narra che cadde in un pozzo perché scrutava, diciamo, gli astri e si era distratto appunto per meravigliarsi di fronte alla verità e per Urania, e quello di fianco in realtà potremmo essere chiunque di noi in attesa di una notifica sorprendente sul nostro smartphone. Notate che però poi in realtà i rischi che si corrono sono esattamente gli stessi, cioè cadere in un pozzo investiti da un'auto. La cosa interessante è però che Talete non poteva contare sulle nuove tecnologie. Pare che adesso Apple abbia appena brevettato questa tecnologia che consente di fare transparent texting, cioè puoi fare gli sms con il telefono che però ti fa vedere dove stai andando e quindi rischi se non altro di meno di morire, però non è comunque bello essere distratti in questo modo. Diciamo, l'eccesso di meraviglia che diciamo, può essere portato dall'uso costante delle tecnologie digitali, quindi di distrazione, in realtà non è l'unico pericolo per questo tipo di interazione con il mondo, cioè aver voglia di conoscere. C'è un fenomeno molto sottile che si sta traducendo sostanzialmente in tecnologie, che si chiamano tecnologie di personalizzazione, e che restringono di fatto il campo della scoperta online che possiamo fare. Cioè, allora, se voi fate una ricerca su Google attualmente, Google restituisce dei risultati che sono ritagliati sulla vostra storia di ricerca, sui vostri interessi, e lo stesso vale tra l'altro per Facebook, per quel che vi fa vedere quando aprite il feed del vostro profilo, oppure Amazon quando vi suggerisce dei libri da leggere. Cosa succede? Costruiscono delle cosiddette trappole informazionali, cioè diciamo degli algoritmi che per essere più, diciamo, per fornirvi contenuti più rilevanti non vi fanno mai scoprire niente di nuovo, perché vogliono essere, diciamo, vogliono fornirvi contenuti che di fatto sono simili a quelli che avete già consumato, e quindi la distanza non è mai molta. Questo cosa diciamo, produce? Produce il fatto che ci ritroviamo in queste bolle in cui non sappiamo di essere di fatto ignoranti, che quindi non si innesca il meccanismo socratico, diciamo, di sapere di non sapere. Noi non sappiamo di non sapere in certi contesti, non sappiamo che Google ci ha dato dei risultati che non sono, diciamo così, oggettivamente, neutralmente completi, ma sono risultati che si basano sul fatto che ad esempio sono localizzato a Torino e non a Palermo. Notate, questo tra l'altro ha delle grosse implicazioni
per, diciamo, per, essa, per l'esposizione a differenti opinioni di tipo politico o comunque per informarsi correttamente sulle cose che capitano. E questa forma di disincanto digitale ovviamente ci fa scoprire di meno e quindi ci fa meravigliare di meno e ci fornisce contenuti, come dire, addomesticati, familiari. Questo è uno dei pericoli più grandi che si corrono attualmente, diciamo così, nel mondo digitale e nel web. Qualcuno ha pensato a una soluzione a questo problema e ha pensato anche qua alla tradizione. E l'idea è come facevano i cosiddetti flaneur, cioè come dire, questi individui che nella Parigi di fine 800, inizio 900, incarnati sostanzialmente da Baudelaire e poi raccontati da quell'altro tizio là sopra che si chiama Walter Benjamin, cosa facevano? Si trovavano di fronte a uno sviluppo urbano senza precedenti, con tantissime cose da vedere, da fare, e come dire, bighellonavano sostanzialmente. Fare flanella, tra l'altro, deriva esattamente da qui, alla ricerca di cose nuove, quindi scoprire l'ambiente urbano passeggiando, ad esempio. Questa idea del flanerismo anche un po' casuale, qualcuno l'ha proposta anche come modello per l'esplorazione dei contenuti digitali. La cosa affascinante per me, poi insomma arriverò a raccontarvi insomma, nella conclusione i progetti a cui stiamo lavorando con la nostra startup, è quella di capire se c'è una modalità di implementazione di questo flanerismo in una tecnologia, no? Quindi togliersi dalle trappole informazionali di cui parlavamo prima. Questo diciamo, è un esempio di proposta per cui vedete diciamo, le reti concettuali che si realizzano sul online potrebbero essere ad esempio esplorate in maniera più casuale, come proprio come fossero dei percorsi urbani. Questo è uno studio di studiosi canadesi. C'è qualcuno che ha fatto anche dei progetti molto interessanti, ad esempio questo è un artista inglese che ha proposto sostanzialmente di far combaciare il flanerismo urbano con il flanerismo digitale usando Google Street View. Quindi questa è un'applicazione che se voi andate, si chiama RoboFlaneur, vi fa esplorare un posto a caso di una qualche città a caso. Ed è meraviglioso perché ti trovi poi magari in una periferia di Seattle senza averlo scelto e magari scopri delle cose che ovviamente non ti ritrovi fisicamente ma soltanto virtualmente. E infine un'altra interessante novità diciamo, che cerca di rendere le tecnologie un po' meno opprimenti dal punto di vista creativo e della scoperta della meraviglia è questa idea della creatività computazionale. È un progetto che ha lanciato sostanzialmente IBM in un festival che si chiama South by Southwest in Texas un paio di mesi fa, applicandolo al cibo. Quindi sarebbe interessante anche vedere diciamo, con la tradizione piemontese come questo funzionerebbe. Si tratta di un computer che si chiama Watson, famoso perché aveva battuto qualche tempo fa il campione di scacchi mondiale e poi ha vinto anche un famoso quiz televisivo. È un computer che è in grado di capire il linguaggio naturale, cioè il linguaggio che parliamo quotidianamente, e di dare risposte appropriate, basandosi sull'analisi di grandissime quantità di dati. In questo caso Watson è stato, come dire, trasformato in un suggeritore per chef. E cosa fa? Prende un incredibile numero di dati su struttura chimica degli ingredienti, ricette, tradizioni culturali, culinarie e prova delle combinazioni inusitate. La cosa interessante è che un cuoco bravo riesce a ragionare su 3-4 ingredienti alla volta, immaginate quanto può ragionare un computer con questo potere computazionale a livello combinatorio. È tutto qui, cioè è qualcuno che ti suggerisce delle possibili ricette, tra l'altro questa è proprio l'interfaccia che usano quei cuochi del food truck che hanno portato in Texas e può scegliere diciamo, i parametri, il grado di sorpresa che deve avere, il grado di piacevolezza e di accoppiamento degli ingredienti. Quindi se andate poi a vedere il video sul sito di IBM, vedete poi sono degli accoppiamenti bizzarrissimi, ma pare che siano effettivamente di una bontà esagerata e cose che soltanto magari un grande chef poteva realizzare. Questo diciamo, è uno strumento per come dire,
viene il termine inglese che è enhancement, ma è per migliorare la nostra creatività, non per sostituirla. Questo è il tema che a me interessa, cioè usare le tecnologie per renderle, diciamo, per metterle al servizio della creatività umana. Ed è un progetto interessantissimo, tra l'altro potrebbe essere esteso ampiamente a moltissimi settori. Notate che è il frutto del fatto che abbiamo ormai a disposizione enormi quantità di dati e che i computer ormai stanno a calcolare a velocità pazzesche e restituire informazioni che possono essere utili in tempo reale. I progetti che, diciamo, nel mio percorso poi di ricercatore non accademico ho sviluppato insieme a mio fratello, che è il cofondatore della startup, e ad altre persone, e grazie al sostegno di un fondo di venture capital che fa capo a Intesa San Paolo, sono due sostanzialmente. E come, diciamo, l'ossimoro creatività computazionale, anche noi abbiamo il nostro bello ossimoro, ed è quello di fornire ispirazione creativa attraverso l'analisi dei dati. Sembra strano associare il mondo dei numeri e il mondo della creatività, ma è un po' il tema di questi anni, se volete poi ne parliamo. Il primo progetto che abbiamo fatto è un social media come Twitter, per esempio, però di condivisione fotografica, in cui abbiamo delegato a un sacco di persone in giro per il mondo la scoperta di nuove idee, nuove tendenze, per usare un termine, diciamo, un po' più abusato, però l'idea è hai un esercito di persone che è dotata di questa cosa qua, esattamente come il tizio che ha scoperto la crisopa, un insetto, può scoprire anche cose che hanno a che fare con la creatività in generale o comunque con nuovi, come con cambi socioculturali di una certa rilevanza, e anticipare quindi le risposte a questi cambiamenti. Ed è la forma di un gioco. Questa è un'altra cosa interessante, perché ovviamente è stata di una caccia al tesoro, e quindi gli utenti vengono anche premiati in funzione delle loro capacità di scoprire cose cool, no? Di cose innovative, e si chiama iCool Hunt. E una cosa è stata lanciata l'anno scorso dopo aver fatto un esperimento di cui parlavo anche prima con Giuseppe nel 2010, che era una proof of concept, cioè una prova basata, fatta, diciamo, con pochissime risorse, che serviva a testare la bontà della cosa. L'abbiamo lanciata, ne ha parlato Wired in America, ha avuto un bel successo e ora ha decine di migliaia di utenti che giornalmente contribuiscono idee di sopra, immagini, e dal web e dal mondo reale su quello che trovano. Questo è un modo, diciamo, di raccogliere informazioni sulle novità che accadono globalmente. Da qui abbiamo, diciamo, costruito un percorso, esattamente come la creatività computazionale è funzione del fatto che raccogli dati, li analizzi e poi suggerisci un output creativo. Anche nel nostro caso noi abbiamo raccolto e attualmente diciamo, integriamo dati da altri social media, analizziamo questi dati attraverso degli algoritmi di analisi, quella che adesso viene definita come scienza dei dati. Il tutto viene restituito su una piattaforma, ed è il secondo progetto di cui vi parlo, che si chiama Next Atlas, che è un sistema di monitoraggio della creatività, diciamo, molto potente e raffinato, e che di fatto è una specie di atlante, appunto. Noi vorremmo del futuro, ma in realtà monitora la creatività quando sembra emergere, e suggerisce a chi lo usa, tendenzialmente questo, diciamo, è un servizio che noi licenziamo alle aziende, quindi è un servizio, come si dice in gergo, B2B, suggerisce direzioni creative da usare per sviluppare prodotti, per fare campagne marketing. Potete immaginare cosa significa, appunto, avere ispirazione che però ha qualche grado di certezza, perché ha anche, diciamo, dei numeri alla base. Questo è il punto. E insomma, qua si vede brevemente come funziona. È un'interfaccia, tra l'altro, che abbiamo disegnato insieme a degli information designer, cioè dei designer dell'informazione, molto molto in gamma, che stanno tra Milano e New York. Si chiamano Giorgia Luppi e Gabriele Rossi, di un'agenzia che si chiama Accurat, ed è sostanzialmente un sistema di mood board dinamiche che porta con sé tantissimi dati quantitativi. Cioè tu, questa cosa qua in teoria è quello che fa uno asistematicamente stando sui social media visuali, cercando ispirazioni, idee. Tutto quello che vedete qua in realtà sono dei cluster, cioè sono dei gruppi di immagini che vengono selezionati per similarità
vengono analizzati e vengono messi in connessione. Quindi diciamo, qua torna un po' la filosofia, perché quei legami là sono reti di concetti. So che non è ancora il mio momento di interrompere, questo è uno strumento che hanno a disposizione solo le aziende? Sì, in questo momento sì. È uno strumento ovviamente che rappresenta, come si dice in gergo, anche qua il modello di business della società, ed è immaginare, sono servizi simili nel mondo finanziario tipo Bloomberg, che sono un po' più complesso perché poi ti danno anche l'hardware, però il modello è quello, lì monitori il sistema diciamo azionario, l'andamento azionario, qui monitori l'andamento creativo del globo. Ovviamente si parla di insiemi di dati che sono ancora non particolarmente esaustivi, stiamo sperimentando su vari dataset, come si dice, e stiamo integrando man mano tutte le fonti di dati che acquisiamo. I dati sono sostanzialmente di tipo visuale, perché anche questo è il tema, vogliamo sempre includere di fatto degli esempi visivi insieme a delle come dire, informazioni quantitative. Questa diciamo è la chiave secondo noi, ed è, se voi sentite parlare di big data adesso, big data è il termine che si riferisce all'idea che le tecnologie possono funzionare in maniera efficiente analizzando tantissime, un'enorme quantità di dati e fornire ad esempio previsioni e altro tipo di servizi. Quello che pensiamo noi è che in realtà, soprattutto diciamo, nel settore in cui ci inseriamo, non si può fare a meno dell'expertise e dell'intuizione umana, un po' come per la cucina nel caso di IBM. Alla fine c'è anche bisogno dell'interazione con gli esseri umani e con la loro capacità qualitativa. Quindi ci sono diciamo, degli esseri umani all'inizio che forniscono informazioni sulla creatività anche in maniera inconsapevole, ci sono delle macchine che fanno l'analisi in questo processo, poi ci sono degli esseri umani che fanno una curatela editoriale, danno contesto a questi grandi cluster di immagini che avete visto su Next Atlas, infine ci sono ancora le macchine che sono in grado di monitorare poi questi sistemi che vengono pubblicati su Next Atlas, e al fondo del processo ovviamente ci sono gli esseri umani che si servono in questo caso, quindi anche lì, anche in questo caso diciamo, è una tecnologia al servizio della creatività di tutto questo lavorio intenso di analisi che è fatto sia da macchine che da esseri umani. Infine, il tema per noi è questo, se voi sapete diciamo cosa sono le tagline per i social media quando tu vai su Facebook, io non ricordo neanche più com'è quello di Facebook, però una volta era che cosa stai pensando, oppure Twitter dice segui i tuoi interessi, ognuno di questi social ti fa una domanda perché ti innesca diciamo l'interazione, e noi pensiamo che diciamo se uno dovesse mai sviluppare un rapporto sano e valido con le tecnologie, non distrattivo spesso avviene, dovrebbe avere questa come domanda fondamentale della giornata, cioè dovrei almeno citare una cosa che ho scoperto di interessante oggi grazie a una tecnologia di questo tipo. Questo secondo me è l'obiettivo, che sia fatto nel modo in cui lo facciamo noi, sia fatto attraverso social media, questa potrebbe essere una guida per il design di nuove tecnologie di tipo sociale o legate all'informazione e al giornalismo, e poi ne parleremo con Giuseppe. E questo è quanto, e vi ringrazio, e adesso possiamo. Thank you.